Come cristiani, come uomini che si lasciano interrogare, cerchiamo di lasciare spazio alla fede e alla preghiera. E come loro mettiamo in atto e non ci turbi, perché sono gli altri. Ci sembra così fragile in questi momenti, però siamo qua nonostante tutto e soprattutto perché comunque non ci basta il silenzio, o meglio non vogliamo rimanere muti, vogliamo un silenzio nel quale possa risuonare una speranza, una parola forte, una parola che sappiamo non ci toglie il dolore ma ci permette di viverlo. Una parola che sia forte e che ci permetta di sperare. Il valore di una vita come quella di Fausto si misura anche dagli sforzi per trovare il sentiero giusto e per sperimentare nuovi percorsi. Continuerà sempre a correre avanti Fausto, mentre noi coscritti seguiremo la buona traccia, avendo cura dei suoi cari. Facciamo troppa fatica a trovare parole, non ci sono. Si incrociano gli sguardi e nulla più. Si stringono gli abbracci nel silenzio. Negli occhi smarriti di tutti si legge la domanda perché e poi il silenzio. Mio Dio, perché? È troppo pesante questo dolore. Come facciamo a portarlo? Perché una prova così grande? Perché non rispondi? Ci rimane nel cuore la voce dolce e profonda di te, Fausto. A te affidavamo sempre negli spettacoli la voce di Dio. Ricordi? Era proprio la voce giusta e il calore giusto. Quanto ci manca la tua voce, come ci manca la voce di Dio. L'unica cosa che riusciamo a pensare e a balbettare, che tu Fausto ora sei in Dio, ma di più non capiamo. Oh Dio, non negarci la tua voce, il tuo aiuto, il tuo conforto. Tu vedi la nostra confusione e la poca voglia di riprendere il cammino. Abbiamo bisogno di forza, di coraggio e di fede. Per questo ti preghiamo. Ascolta.